Ciao, allora un nuovo video, ne ho fatto già uno, ne sto facendo un altro, della serie Ma Funziona, come al solito provo per voi dei prodotti particolari, novità. Questo è un correttore, una crema occhi che dice di riuscire anche a coprire, a minimizzare quelle che sono le imperfezioni e al tempo stesso occuparsi di occhiaie, rughe, linee di espressione. Quindi ci tengo a dirvi, poi vi spiegherò anche il perché, che il video che vedrete, il video dell'applicazione che vedrete, è stato registrato quando ho usato il prodotto per la prima volta. Vi lascio all'applicazione, ci vediamo subito dopo, così vi do le mie impressioni. Vediamo cosa ho combinato. Questa era l'applicazione. Allora, cosa ne penso? Innanzitutto una cosa che ho imparato dopo la prima, seconda, terza applicazione è che ne basta veramente pochissimo. Cioè, sapete, a volte non ne basta veramente pochissimo perché è incredibilmente denso, pigmentato questo prodotto, quindi ne basta veramente molto poco. Trovo che funzioni benissimo senza nessuna tipologia di crema sotto, quindi questo è, considerate questo come una crema più correttore, quindi non applicate la crema sotto, perché ho notato che applicando la crema sotto, come ho fatto nel video, scivola un po' di più e quindi non si riesce a sfumare bene. Invece applicandolo, proprio vi lavate il viso e lo stendete, è assolutamente perfetto. Mi piace moltissimo. Durante il giorno non entra nelle pieghette, che poi è una delle cose peggiori, no? Quando un prodotto, soprattutto un correttore, va a finire nelle pieghette, mantiene il contorno occhi idratato, ha una coprenza leggera. Non lo consiglierei per chi ha delle occhiaie molto scure, però se avete visto su di me, sicuramente ha schiarito, ha dato luminosità a quello che è il mio contorno occhi. È vero, non è economico, verissimo, però dovete considerare che invece appunto di acquistare, sapete, durante il giorno io cosa faccio, penso molte di voi, applico la crema per il contorno occhi e poi continuo con il correttore. Questo praticamente sono due prodotti in uno, quindi non dovete appunto avere una crema per il contorno occhi e il correttore, ma semplicemente applicare questo. Il packaging è molto bello. Non fate caso, le mie mani sono sporche perché stavo provando colori come al solito, l'ho appena visto. Il packaging è molto bello, molto raffinato, un prodotto giapponese. E sappiamo bene, insomma, che loro sono gli asiatici in generale, i coreani, i giapponesi sono maestri nell'arte della skincare. Quindi, credo che ci siano due colorazioni diverse. Questa qui è la Moonlight ed è quella più chiara, poi ce n'è una più scura e mi sembra che siano solamente due, proprio perché è come una... Sapete, le BB cream di solito hanno pochissime tonalità diverse, due, a volte tre, ci sono BB cream che hanno una sola tonalità ed è perché si adattano alla carnagione della persona e quindi un po' funziona anche con questo, funziona in questo modo, ecco perché non ci sono tantissimi colori diversi. Ed è tutto, quindi è un prodotto che sicuramente acquisterò nuovamente
perché sì, costa un po' di più, ma ho trovato che l'ho trovato di ottima qualità e si risparmia evitando l'acquisto di una crema per il contorno occhi. Quindi fatemi sapere se avete avuto modo di provarlo. Credo, sono certa, insomma, che ci sarà qualche sito che vende Tatcha e diversi altri prodotti giapponesi, coreani. Comunque, se sapete, se l'avete acquistato, fatemi sapere, fateci sapere qui sotto in uno dei commenti dove e come. Ed è tutto, vi mando un grande bacio, spero che questa review sia stata utile. Ciao!